Arezzo si risveglia baciata dal sole dopo essere stata schiaffeggiata dal vento, dalla grandine, dall'acqua. Questa tempesta incredibile che ha investito la città di Arezzo intorno alle 15 del 13 di luglio, una data che sarà sicuramente ricordata. Ci troviamo nella torre del comune di Arezzo perché è proprio appunto il comune che sta effettuando le stime dei danni. E allora sentiamo subito il sindaco Alessandro Ghinelli. I danni sono comunque ingenti, questo lo possiamo dire, sono alcuni milioni di euro e mi riferisco ai danni comunali e ai danni delle aziende e ai danni dei privati cittadini. Si sta lavorando su una ricognizione complessiva che ancora non si è conclusa. Tanto per dirne una, stamani mattina dalla torre comunale abbiamo potuto constatare che ci sono molti tetti con tegole smosse, pericolanti, che sono da rimuovere sicuramente. E quindi ancora siamo nella fase di stima e di pianificazione del recupero integrale di tutte le funzioni. Mi preme dire che la fase emergenziale si è praticamente conclusa, manca ormai da riaprire completamente e definitivamente via dei Carabinieri, che è ancora senza unico alternato, perché c'è un problema, come sapete, con l'Enel per un cartellone che è andato sui fili dell'alta tensione. Però la fase emergenziale è praticamente conclusa e devo ringraziare gli uffici comunali e anche non comunali che si sono adoperati in questo gravissimo frangente, primi fra tutti i vigili del fuoco. Si sta valutando come intervenire, non se, ma come intervenire, e con le risorse per adesso comunali prelevate dal fondo di riserva per cercare di far fronte a questa emergenza. Abbiamo richiesto alla Regione la dichiarazione dello stato di emergenza. La Regione ha dato disponibilità massima, subito ieri mi ha telefonato Vincenzo Ceccarelli dicendo che ci sarebbe, e la Lucia De Robertis dicendo che ci sarebbe stata una presa in carico di questo problema. Quindi noi stamani mattina abbiamo scritto la lettera con cui abbiamo attivato la procedura. Si tratta di vedere adesso che esito avrà e quali saranno le risorse effettivamente messe a disposizione. Ecco, facciamo una precisazione riguardo appunto ai danni. Quali cittadini possono rivolgersi all'amministrazione e quali sono i margini per poter chiedere insomma un risarcimento? Beh, i margini sono, o meglio, i cittadini che possono richiedere danni all'amministrazione sono tutti coloro che sono stati colpiti danni provenienti da proprietà comunale, quindi il classico albero che casca sulle macchine piuttosto che il lampione, piuttosto che il tetto che danneggia una macchina o un bene di un privato, possono fare richiesta danni al comune, abbiamo una regolare copertura assicurativa e quindi interverremo senza problemi. Ci tengo a sottolineare che spesso si hanno polizze assicurative che coprono dall'incendio delle abitazioni e hanno anche la copertura per i danni da eventi atmosferici. È bene che ogni cittadino controlli la propria polizza e verifichi se ha questo tipo di copertura. Non intasiamo gli uffici, questo era un po' il vostro messaggio. Quanto tempo c'è per fare questa richiesta? C'è un anno di tempo, quindi ci sono tutti i tempi per poter ottemperare alle richieste dei cittadini.